Eccolo qua praticamente. Mancano gli ultimi due pezzettini, semplicemente con un clic perché è già tutto impostato, tu lo imposti solo la prima volta. Poi praticamente il modello di riferimento è sempre quello. Tu clicchi e lui fa il bake. Ok, Benissimo. andiamo avanti. Ok, perfetto. Guardate il dettaglio che è riuscito a trasportare anche sui denti, nonostante. Questo che vediamo è quello a low poly con le Questo è quello texture. low poly sul quale si sta proiettando le Ai poly. mappe. Esatto. Che figata. Dai. Riporto. Ah, ok, sono rimasto sbalordito quando l'ho visto. Ma infatti, qual è il discorso? Io ho adottato questo processo di lavoro, questo flusso di lavoro qua. Fondamentalmente avrei anche potuto fare il bake da cinema, cioè quello che si può fare è anche fare il bake delle mappe dal tuo software, che sia Cinema, Database o quello che è, e poi caricartele una ad una insieme al tuo modello, no? Però fondamentalmente io ho provato questa strada, mi sono trovato talmente bene con un bake, talmente fedele, talmente preciso, veramente da lasciare a bocca aperta, perché cambiare? Perché cambiare? E poi vi assicuro che è veramente di una velocità incredibile. Ok, fatto questo, può Volevo scusami un attimo iniziare. Paolo, Sì? volevo ricordare, per giovane cronaca, che il bake delle normal da light all low poly lo fa Cinema, ma lo fa anche ZBrush. Ma Certo. ritorno a dire che il dettaglio che riesce a dare su Stain, forse magari gli altri non riescono a darlo. Scusa. Prego, prego. Ecco, poi tenete conto che io in questo caso ho deciso di fare un bake a 2K. Volendo avrei anche potuto farlo a 4K. Probabilmente si avrebbe avuto un dettaglio anche maggiore volendo. Ok, adesso fatto questo, possiamo finalmente iniziare, diciamo, la fase di pittura, chiamiamola così. Ok, la fase di pittura si svolge solitamente in questo modo. Abbiamo già una serie di shader che lui chiama materiali e abbiamo anche una serie di smart materials che sono dei materiali complessi già preimpostati. Ok, io per realizzare questo mostro ho utilizzato i materiali semplici e sono andato io a costruirmi quella che è la sovrapposizione di tutti i vari shader. Probabilmente negli Smart Materials ci sono dei preset già molto complessi e che magari potevano risolvere la questione anche in tempi più brevi. Però adesso era giusto per capire come funziona il software e volevo capire fin dove volevo arrivare. Anche perché solitamente questo software è abbastanza usato e famoso per la sua applicazione su oggetti hard surface, piuttosto che meccanici, piuttosto che cose di questo tipo. Si vede poco l'utilizzo in campo organico, quindi io volevo testarlo appunto su una mesh che invece riproduce una struttura organica, come può essere quella di un volto. Allora, fondamentalmente cosa succede? Dall'ultima versione che hanno rilasciato, l'ultimo aggiornamento, hanno implementato il drag and drop, quindi basta che noi, come abbiamo visto prima, trasciniamo uno shader dal suo spazio nel nostro spazio livelli, molto semplicemente, e lui lo applicherà in modo procedurale al nostro modello. In questo caso io sono partito con una skin, uno shader skin, quindi una pelle, diciamo, abbastanza di base. E qua stop un attimo perché c'è un importante inciso da fare, per il quale lascio appunto la palla magari a Pico, sul come lavora Substance Painter. Dove vedete muoversi il mio puntatore, abbiamo i quattro capisaldi, diciamo, degli shaders di Substance Painter, quindi la Color, la 8, la Raw, scusate la pronuncia, e la Metal. Questi sono i parametri di base che ha ogni shader del Painter. A questi ne possiamo aggiungere, se vogliamo andare molto in profondità e più nel dettaglio, altri come la specular, l'emissive,
e via dicendo, no? Però adesso lascio un attimo la parola a Giuseppe che vi delucida su questi quattro, che sicuramente ne sa più di me. Non credo, comunque grazie della fiducia. Io, molto semplicemente, quando voi applicate uno shader, di suo ha la color, l'aged che è la normal, detta sempre in maniera molto grossolana e semplice, poi abbiamo la reflection e la roughness, i concetti che abbiamo definito prima. Quando Paolo andrà ad applicare un altro shader, anche quello shader ci avrà questi canali, e questi canali possono essere blendati fra di loro o addirittura blendati in testa, cioè nel senso all'origine di tutto. Quindi è un grande modo di blendare su vari layer e su vari subcanali. Paolo? Ok, procediamo. Allora, ognuno di questi shader ha inoltre delle sue peculiarità. In questo caso avete visto che io ho messo una pelle generica alla quale ho potuto diminuire o aumentare il numero l'intensità dei pori, come sto facendo adesso, muovendo appunto gli slider preposti alla cosa. Sì, ecco. Ti aggiungo un'altra domanda che fa Davide, che intanto segue su YouTube e sta diventando bipolare. Lui chiede, ma queste sono normal map o sono displacement? No, qua il displacement nel PBR, come anche tu mi insegni, non esiste, quindi si parla sempre di normal. Sì. Corretto? Giusto? Sì, si parla di normal. Normal, okay. Bump, sì. Ok, perché comunque non le vediamo come normal, cioè di solito le normal map hanno tutti quei colori, quei tre Allora, colori. Se la vedi qua di fianco, capisci nella tendina capisci che sono quelle, no? In realtà, quando sono applicate sul modello, chiaramente tu vedi il modello come se fosse in clay, no? Nel senso, con l'effetto della normal applicata, diciamo. Insomma. Ok. Ok, un piccolo inciso, anche questo molto importante, che però forse ci siamo persi un attimo, è che Substance Painter permette due tipi diversi di proiezione. Vedete qua, la proiezione UV e la proiezione triplanare. La proiezione triplanare, che è quella che consiglio di usare, è un'evoluzione della proiezione UV che permette di ottimizzare ancora meglio il tiling, diciamo, degli shader piuttosto che delle mappe. Infatti io avevo qua un errore di sim, utilizzando la mia mappa UV, mettendo su triplanare è completamente sparito e ha uniformato il tutto. Ecco, vedete, lo vedete qua. Vedete questo board? Adesso ho cambiato proiezione ed è completamente sparito. Allora, intanto procediamo con la lavorazione. Cosa ho fatto? Io ho dato questa pelle rosa di base che abbiamo visto prima. Chiaramente, come molti sapranno e come forse si diceva anche altre volte, l'importanza nella creazione di uno shader ben fatto, diciamo, se non vogliamo dire realistico, diciamo ben fatto, è cercare di dare la massima variazione e varietà possibile, perché chiaramente la pelle umana e quindi presumibilmente anche quella di un essere di fantasia, è chiaro che più variazioni ha e più risulterà all'occhio realistica, no? Cioè, se noi vediamo un mostro con la pelle completamente lucida, è chiaro che comunque non ci sembrerà realistico, il nostro occhio troverà subito l'inghippo. Allora, ecco, qua entra in gioco una delle prime funzioni di Substance Painter. Io cosa ho fatto allora? Alla pelle rosa ho sovrapposto un altro materiale, in questo caso è pelle di rana, si chiama così, del quale ho fatto il tweak dei suoi parametri di base, ok? E adesso, sempre nella palette dei livelli, vado a mascherare. Lo vado a mascherare con una delle mappe di bake che abbiamo creato prima durante il baking. Quindi io cosa faccio? Aggiungo una bitmap mask, la scelgo fra quelle che mi sono state rese disponibili e vedete cosa succede praticamente. Lui lavora sulle zone di chiaro e di scuro e va a sovrappormi i due livelli proprio come se stessi lavorando in Photoshop utilizzando delle maschere in Photoshop. Alla stessa maschera ho poi aggiunto un modificatore livelli che mi permette di giocare sulla luminosità, il contrasto, e via dicendo, proprio come se fossi in Photoshop praticamente. E vedete che qua la pelle del mostro inizia già ad assumere un aspetto più organico, un pochino più realistico, insomma. Ok, perfetto.
in ogni momento posso sempre andare a lavorare sui livelli che ho fatto per ulteriormente modificare i parametri di qualsiasi tipo, dal colore alla rugosità, alla specularità, alla riflessione o riflettanza e via dicendo. Ovviamente qua l'intento, come vi dicevo prima, è quello di cercare di creare una varietà il più possibile realistica per questa skin. Con questo intento aggiungo un ulteriore shader in testa agli altri due. Eccolo qua. Questo è molto bello perché fa già molto alieno di per sé. Però non sono convinto del primo shader che ho messo, lo skin, perché forse i pori che abbiamo utilizzato sono un pochino troppo evidenti, nonostante la stratificazione degli altri livelli. Qui sto facendo qualche tweak per cercare di capire se si possono ridurre o comunque attenuare più di così, perché li vedo troppo presenti. Poi alla fine, adesso se non ricordo male, ho deciso comunque di eliminarli completamente. Adesso vediamo se effettivamente era così. Comunque vedete che in ogni momento io posso andare a fare delle variazioni su qualsiasi livello io ho inserito e queste si ripercuotono in modo assolutamente in real time e assolutamente immediato sul nostro materiale. Qui cosa sto facendo? Lo shader che ho infilato per ultimo, quindi quello che sta in testa e che sta sopra tutto il resto, ho aggiunto un generatore. Cosa sono i generatori? I generatori sono questi particolari preset di Substance Painter, per cui ognuno ha una funzione. Ad esempio, c'è questo, che crea, diciamo, come dello sporco sul pavimento, come dello sporco sulla superficie. Ce n'è un altro che crea magari appunto l'effetto sverniciato solo sui bordi, quello che crea l'effetto ruggine e via dicendo, no? Tutto in modo procedurale. Io allora cosa faccio? Sempre nell'intento di cercare di dare più variazione possibile allo shader della pelle, vado ad applicare tramite la funzione generatore, vado ad applicare questo generatore allo shader che c'è in testa. Vedete cosa succede? Probabilmente questo è un generatore che aveva una particolare funzione tipo ruggine piuttosto che usura e via dicendo. Ma io, facendo il tweak di tutti i suoi parametri, accendendo o spegnendo i suoi canali a seconda di quello che mi può servire e modificando tutti i suoi parametri interni, cerco di farlo adattare a quello che serve a me. Quindi non mi serve un metallo arrugginito, ma lo voglio far diventare una variazione dello skin che sto cercando di realizzare. E vedete che piano piano, praticamente muovendo tutti i parametri, qui ho cambiato ancora in triplanare anziché UV map per avere una migliore distribuzione del tutto, e in questo modo sono riuscito a creare, diciamo, delle zone di varietà in modo random, diciamo. Scusa Paolo, ma quindi che questo può essere considerato come una maschera Allora, questo più che una maschera individuale, in è questo proprio un modo? Un effetto. effetto. Io non so come spiegartelo meglio di così. È proprio un effetto questo. Poi questo effetto si può a sua volta mascherare, però in questo caso è un effetto, diciamo. Che diciamo questo effetto lo fa da solo, non è che manipola il layer precedente. No, questo lo metti su un layer e lui ti fa il suo effetto. Poi appunto, come sto facendo qua, puoi andare a smanacciare su tutti i parametri fino ad ottenere quello che ti serve. A qui ad esempio sto facendo un tweak dei colori, giusto Posso per aggiungere qualcosa come sul generatore, giusto per fare un po' di chiarezza? scuse? Volevo fare un appunto sui Certo, generatori. assolutamente sì, vai. Allora, in pratica, ragazzi, semplicemente i generatori sono delle scelte procedurali che si basano sulle mappe generate di base, la normal, l'occlusion, la cavity. È come se crea, se gli dici, mi dai la ruggine dove si trova nelle fogature, e Esatto, lui le va a esatto. trovare. Ovviamente tu le puoi andare a mettere a monte o a valle rispetto all'ordine dell'aria, e qui puoi andare a blendare. Passo. Fantastico. Ok. Ok,
Adesso cosa faccio? Aggiungo comunque al livello superiore un'ulteriore maschera perché voglio comunque blendarlo ulteriormente con quelli sottostanti. Alla maschera aggiungo la funzione level che mi permette di modificare l'istogramma qua in basso fino a che non riesco ad ottenere il blend che mi soddisfa, diciamo. Ok, vado avanti un attimino perché comunque questo l'avete capito, penso. Queste sono tutte le mappe di cui lui ha fatto il bake, per ogni oggetto ha fatto il bake delle sue 5 mappe, diciamo, principali. Ok, adesso, visto che questa pelle è comunque molto molto lucida, ok, decido di provare a renderla un pochino più realistica e un po' più opaca utilizzando un ulteriore livello. Che è un uniform black, ok? Tipo come se fosse quasi di una gomma, no? Ovviamente se io lo metto sopra l'oggetto diventa completamente di quel materiale, quindi vado ad applicargli la nostra solita maschera e vedete come lui inizia a sfumare a seconda della maschera, inizia a sfumare tra le zone di chiaro e le zone di scuro. Andando a regolare sempre con la funzione livelli che è utilissima, chiaramente, vado a cercarmi il blending perfetto fra questo nero, diciamo questo scuro, e tutto quello che sta sotto. Un'altra cosa molto interessante è che noi nel Painter, oltre a tutte queste funzioni, abbiamo anche tutti i modelli, le modalità di fusione che abbiamo in Photoshop fra un livello e l'altro. Ok? Ad esempio, io questo nero l'ho messo in color burn. Anziché in normale, ma avrei potuto metterlo in multiplica piuttosto che in overlay e via dicendo. Ok, adesso una volta che ho trovato la pelle, diciamo, base che più o meno mi soddisfa, voglio andare a creare le parti molli del viso, quindi la mascella, l'interno della bocca, il contorno degli occhi, magari qualche protuberanza sulla testa. Cosa faccio quindi? Come al solito inizio con un livello pieno, in questo caso ho usato una silk, quindi una specie di seta, che però noi andremo a trasformare in una bella carne rossa, diciamo. Ok, qua stavo cercando il modo di copiare una maschera da un livello all'altro, ma non l'ho capito, quindi me la vado a riposizionare con il metodo classico, quindi aggiungi bitmap mask tra quelle che mi interessano. Ecco, guardate qua già come si vede come funziona bene il blending delle maschere. Vedete che più io spingo i livelli in una direzione o nell'altra e più lui mi blenda i due shader, insomma. Ok, andiamo avanti un attimo. Scusa Paolo, non voglio, però qua per capire, ti è andata di culo, nel senso che ti è andata bene che ti segnasse quelle parti lì, quindi il contorno degli occhi e i bordi della bocca, chiamiamola. Allora, diciamo che la componente culo c'è sempre, ma più che culo la chiamerei proprio sperimentazione allo stato brado, capito? Ok, Cioè, sì, allora, se certo. non mi piaceva questa mappa, ne provavo un'altra finché non trovavo quella che magari mi serviva, no? Però diciamo che a rigore di logica, se noi osserviamo le mappe, riusciamo a capire quali sono le zone che verranno mascherate e quelle che invece resteranno, diciamo, integre, no? Posso aggiungere una Diciamo è cosa? Ma abbastanza semplice immagino così. che eventualmente puoi anche tu fare delle mappe, cioè se proprio hai necessità. Sì, allora infatti lo vedremo fra Ok, poco, noi possiamo perfetto. andare a ritoccare le mappe che sono già state create. Ok. Sì, è quello che volevo aggiungere. Se le parti che ti interessano vuoi cancellarle o estenderle, puoi spennellare. Assolutamente sì, infatti lo vediamo fra poco. Allora, praticamente adesso cosa sta succedendo? Io alla maschera che ho usato per rivelare la parte carnosa, diciamo, ho aggiunto un filtro. Il filtro è un'altra peculiarità che ha Substance Painter. Eccoli qua, praticamente. Nella palette filtri ci sono tutte queste funzioni, diciamo, che sono anche queste, io le chiamo effetti perché non saprei come dirtelo diversamente, no? Praticamente ogni effetto ha la sua caratteristica.
un semplice drag and drop, io lo porto all'interno della propria tendina e lui lo applica, in questo caso, alla maschera che io ho selezionato. Vedete cosa fa questo filtro? Praticamente va, diciamo, a decomporre leggermente i bordi estremi della maschera, creando ulteriore dettaglio. Non so se riuscite a vederlo attraverso il monitor, però comunque Sì, dai, un po' si vede, sì. la cosa che fa, adesso lo sto esasperando proprio appunto per vedere l'effetto che aveva. Ed è tutto. Una specie di metodo di fusione, no? Che va a regolare. Sì e no, nel senso che questo qua più che un metodo di fusione è proprio come se tu usassi uno dei filtri di Photoshop, tipo adesso l'effetto mosaico piuttosto Ah, che. ok. Capito? Ok, qua adesso cosa succede? Quello che chiedeva prima Davide, voglio ri rivelare di più di quello che la maschera mi ha permesso di fare semplicemente. Allora, se non ci arriva la maschera, ci arrivo io con il mio pennellino, alla vecchia maniera, come si faceva con Body Paint, diciamo. Per fare questo, devo aggiungere un nuovo effetto sotto la mia maschera, che si chiama proprio Paint. Questo è un effetto che hanno aggiunto forse nelle ultime due release del software, perché precedentemente non era possibile fare questa operazione, ma bisognava creare uno shader ex novo, sul quale dipingere ex novo una maschera. Invece con la funzione Paint possiamo andare a ritoccare la maschera già esistente, quindi integriamo la nostra pittura con quella che già esiste. Vado a scegliermi la tipologia di pennello e il colore ovviamente bianco per rivelare la maschera, attivo la simmetria nel pannellino qua in alto e inizio a dipingere fantasticamente tutto in 3D, tutto in real time, senza particolari ritardi. Diciamo che sui pennelli qui ho tutte le mie classiche, i miei classici setup del pennello, la dimensione, il flow, la spaziatura, la durezza, la forma e via dicendo, insomma. Qui sto andando a mano con la mia bella pennina a rendere più evidenti tutte quelle zone che secondo me dovevano appunto avere un colorito diverso dal verde di base, insomma. Questo ve lo faccio vedere un po' giusto per capire. Approfitto di questa pausa per rispondere Sì. anche a un dubbio che ha Simone Di Luca sulla chat YouTube. Sì, aggiungendo multilayer diventa relativamente pesante, ma dobbiamo considerare due cose. Uno, Paolo comunque ha un risultato più che accettabile in real time sulla viewport di Substance Painter, ma comunque alla fine del processo lavorativo tu becherizzi la color, becherizzi la normal, la reflection e la regress nelle 3-4 mappe che ti servono Sì. e basta. Assolutamente sì. E comunque devo dire che il software è veramente molto snello, nel senso che riesce a sopportare Ecco, comunque un bel numero di livelli senza. pausa giusto per info, così per tutti ci dici che su che macchina lavoravi, CPU, GPU, Allora, io lavoro su per un farsi Mac un'idea. Pro, fine 2010, quindi è un doppio esa-core. Però di recente gli ho montato una bella Nvidia 980T, quindi quello sicuramente aiuta. Allora, in questo caso vedete che per aggiungere ancora sempre più varietà alla skin, mi sono scelto questo bel pennello che si chiama proprio leather, quindi proprio pelle, e vado a rivelare questi micro pori, queste micro fratture, diciamo, sulla pelle del mostro, proprio per creare più varietà possibile. Questo, diciamo, esula un po' dalla tecnica ed è più sul concetto, insomma. Sì, però immaginare già di fare la stessa cosa a mano, tutta a mano, sarebbe No, beh, certo, questo un software lavoro di ore e ore, no? aiuta veramente tanto, nel senso che. Mario chiede, tutti i dettagli sono in texture, giusto? Non si modifica la geometria?
No, la geometria non si modifica. Allora, so che nelle ultime versioni, ma io non l'ho fatto, quindi non ti saprei dare un'indicazione precisa, puoi anche dipingere sulla normal di partenza e quindi volendo puoi aggiungere ulteriore dettaglio a livello proprio di geometria normal, ok? So che si può fare, ma non l'ho fatto perché non ho avuto necessità, quindi... Ecco, adesso che ho rivelato la parte che mi interessa, guardate come sempre tutto in real time vado a modificare i parametri del materiale seta, no? Per renderlo più o meno rosso, più o meno scuro, più o meno saturato, più o meno desaturato. Posso aggiungere anche addirittura la sporcizia, quindi un'ulteriore variazione ancora su quello che può essere la resa dello shader. E già qua, secondo me, eravamo a un discreto risultato, insomma. Francesco, gentilmente, disattiva il microfono. Grazie. Ok, procediamo. Vado avanti un pochino veloce, così vediamo qual è il prossimo passaggio. Ah, ok, beh, alla fine qua cosa è successo? Ho eliminato quell'effetto che avevo messo che creava quelle piccole, quei piccoli buboni intorno all'occhio perché l'ho ritenuto eccessivo, quindi ho proprio cancellato l'effetto e l'ho annullato, insomma, ho preferito tenere la pittura pura e semplice senza ricorrere a quell'effetto. Adesso cosa vado a fare a questo stadio del lavoro? Vediamo un attimo perché non me lo ricordo neanche io, lo devo vedere in diretta. Scelgo un altro shader, andiamo avanti veloci perché sennò. Ok, aggiungo quest'altro shader, vado a cliccare i suoi parametri, come sempre, d'altronde. Aumento o diminuisco la sua roughness, in modo da renderlo più o meno sensibile alla luce, diciamo alla riflessione, ecco. E vado a modificare anche i colori, tutto in modo veramente molto 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 semplice. Ecco qua, un bel rosso sangue, che è proprio quello che ci serviva. Questo perché voglio andare a intensificare ulteriormente le parti molli della faccia, quindi l'interno della mascella, le protuberanze e via dicendo. Attivo la simmetria e in questo caso vado direttamente di pennello. Quindi creo una maschera completamente nera, ok, che mi nasconde completamente lo shader e con un pennello bianco vado a rivelare le parti che mi interessano. Molto semplicemente, questa è proprio pittura 3D nel più classico dei suoi significati. E stai lavorando in simmetria qua? Questo O... lavorando in simmetria perché comunque essendo partita anche come test, questa testa è completamente simmetrica, quindi poi al massimo si possono apportare delle variazioni alla fine, diciamo. Qua regolo un attimino le Scusa Paolo, una domanda. Puoi lavorare anche sul pannello di destra dove la texture piatta? pennelle. Puoi farlo, puoi lavorare sia sul 3D diretto che sulla stesura UV. Adesso appunto a livello concettuale diciamo che qui avevo previsto queste escrescenze come se fossero parti molli, quindi le vado a evidenziare con questo nuovo shader che abbiamo creato adesso. Vado avanti un pochino così magari dopo se c'è spazio per discussioni. Ecco qua. Chiaramente bisogna dire che io sono una capra per quanto riguarda le stesure UV, ma ovviamente più hai una stesura UV fatta bene e più di qualità sarà il tuo lavoro. Sia di pittura che di tutto il resto, chiaramente. Aggiungo Ecco che qui.
scusami Paolo, aggiungo che la componente triplanar ti può venire in aiuto, però una UV stesa bene aiuta, cercando di non Ovviamente. strecciare troppo i triangoli. Sarebbe la prima cosa, ovviamente. Qui adesso ho cambiato pennello da quello base che mi serviva, diciamo, per la campitura piatta, ne ho preso uno che si chiama Fibre, e lo uso per sfumare un pochino le zone che ho appunto appena rivelato, diciamo. Ok, e via dicendo così, insomma. Procediamo. Ecco. Diciamo anche che nel video, siccome viene compresso, non si riesce ad apprendere bene la qualità del lavoro, però vi assicuro che io, avendo provato dei modelli del viewport di Substance Painter, si notano tutti i dettagli e si ha una resa veramente prossima a quella definitiva. Sì, Quindi già. assolutamente. Ma infatti la cosa assolutamente fantastica è che tu veramente fai, cioè vedi quello che fai. La figata del real time, chiamiamolo così, secondo me è quella che tu vedi quello che stai facendo, sai già cosa stai facendo, non devi fare render su render, prove su prove, via dicendo, insomma. Ok, vabbè, qui continuo a fare le mie pitturatine, i miei Ecco clic. Paolo, quello che hai fatto vedere, era quello che io avevo capito che facesse su Substance Painter Sì. la prima volta che l'ho visto, pensavo che facesse solo quella cosa lì, cioè di disegnare con le particelle Esatto, anche. sì. Allora, quello lì che hai visto non so se era quello, ma forse quello era un piccolo bug del pennello. Però Ah, l'ho ok. utilizzato dopo, lo vediamo più avanti. Ah, perfetto. Quello mi sa che era un bug del pennello. Allora, qua cosa sto facendo? Per dare un pochino più di definizione a tutto quanto, mi sono caricato in cima, in testa a tutti gli altri livelli, un altro livello ancora di scuro. Perché voglio un po' opacizzare e un pochino tirare fuori, diciamo, quella che sarebbe la cavity, la mappa cavity in ZBrush, diciamo, no? Quindi solito procedimento, aggiungo il livello e lo vado a cliccare finché non mi soddisfa il risultato, insomma. Così potrebbe già, diciamo, andare anche bene. Vado avanti veloce. Qui cosa ho fatto? Ah, niente. Beh, poi ovviamente in qualsiasi momento possiamo duplicare i livelli. Adesso io ne ho duplicato uno che c'era sotto e l'ho messo in testa per poterlo ulteriormente mascherare e andare avanti. Insomma, la logica è questa, no? Per creare una bella skin vado avanti a stratificare finché non ottengo veramente quel risultato di complessità e di varietà che comunque mi sembra funzioni. In questo caso, in teoria dovrei quasi esserci perché adesso sto facendo il tweak sempre sullo shader che avevamo usato prima, lo rendo più o meno sensibile alla luce o alla specularità. Ecco, vedete la differenza? Quindi stai lavorando sulle riflessioni. Sì, ho aumentato su questo shader ho aumentato praticamente la sua capacità, chiamiamola così, di riflettere. Adesso non so se Giuseppe mi vuole correggere in questo Questo senso. poi si tramuterà in una mappa Esatto, di bravo, bravo, riflessioni. esattamente. Per completezza, ragazzi, non solo potete spennellare la color, ma potete spennellare anche la reflection o la rogueness. Ecco, in questo caso io sto andando a spennellare solo per rivelare lo shader principalmente nelle zone appunto sempre della carne molle che volevo fossero leggermente più riflettenti e speculari. Quindi vado a rivelare l'ultimo shader che ho messo solo in quei punti. Sempre per dare più varietà possibile alla cosa. Ok, andiamo avanti. Ora qui sto continuando a mettere diciamo livelli di nero, chiamiamo così, perché voglio proprio evidenziare il più possibile quelle che sono le insenature e i solchi della modellazione, chiaramente senza renderlo ovviamente in stile Toon.
Ne approfitto nel momento di vuoto per dirti che l'affermazione tua, io sono una capra, c'è gente che ha detto vorremmo essere tutti capra come te e mi aggiungo anch'io. Vabbè, facciamo un bel gregge e poi andiamo a pascolare. Ok, comunque vedete la pelle veramente come livello dopo livello, maschera dopo maschera, strato dopo strato e pennellata dopo pennellata è riuscita ad assumere una consistenza che effettivamente risulta abbastanza, diciamo, naturale, insomma. Ecco, qua c'è l'altro tips interessante. Ovviamente adesso, essendo soddisfatto del risultato della testa, mi mancano le altre parti da fare. Paolo, aspetta, fermati perché facciamo un rullo di tamburi. Paolo si è sbattuto tanto per fare i liar di tutta la testa, quindi ragazzi, preparatevi perché c'è un'altra ora e mezza che rifarà le stesse cose per le palpebre. Ma invece no, perché Aggiungerei anche due palpebre. ma che quattro palpebre. Ma fortunatamente la cosa bella di questo software è che ci permette di fare, se parte il filmato, ok, di fare un copia e incolla dei livelli, come ho fatto adesso. Io ho preso quattro livelli che mi interessavano, li ho copiati e lui automaticamente li va a disporre in modo corretto sull'oggetto nuovo. Ovviamente qua le zone UV erano diverse, quindi ho dovuto fare un po' di spostamenti fra un livello e l'altro, ma vedete che senza dover fare il minimo sforzo io ho riottenuto lo stesso effetto che ho avuto sulla testa dopo un'ora e mezza di lavoro. Con due clic sono riuscito a riportarlo esattamente sulle altre parti che mi interessavano. Io vorrei che tutti accendessero il microfono in questo momento per sentire no, perché da YouTube le scritte sono queste: no, vi prego, vi do un mio occhio, un commento. Beh, questa cosa è fantastica. Sì, questa cosa è veramente fenomenale, anche perché lui semplicemente con il copia e incolla su un altro oggetto utilizza le mappe di quell'oggetto per poter rifare il lavoro corretto che tu gli avevi già impostato. Qua sono andato io sempre col pennellino perché volevo aggiungere, diciamo, un po' di finta occlusione nelle zone di contatto, però vabbè, io ovviamente poi sta a ognuno a capire cosa vuol fare e cosa no, insomma. Ok, procediamo. Bellissimo. E quindi l'occhietto l'abbiamo fatto. Il dente, stessa roba, io mi faccio il copia e incolla dei livelli. Eccolo qua, 1, 2 e 3, li scelgo a seconda di quelli che ritengo più opportuni. Copio, vado sulla zona UV dei denti e incollo e lui, bam, mi fa tutto il lavoro sporco, diciamo. Chiaramente adesso andrò io a pitturare aggiungendo un nuovo shader per fare la punta del dente che non era contemplata ovviamente nella stesura precedente. Ma scusami Paolo, ma tu potresti anche creare in questo modo, salvarti una specie di materiale che puoi Sì, utilizzare esattamente. anche per altri lavori, no? Bravissimo, infatti tu se vuoi il tuo set di livelli lo puoi salvare proprio come Smart Materials e quindi aggiungerlo alla collezione. E ogni volta che tu lo userai, lui cercherà di adattare il più possibile quello che tu hai fatto al nuovo oggetto che gli presenterai, diciamo. E aggiungo una cosa, poi per rimportarlo in cinema o generi le mappe normali come tutte conosciamo, oppure c'è il nuovo plugin che ti permette di importare le smart material in Ah, cinema. veramente? Sì, c'è un plugin nuovo. Ma nuovo quanto nuovo? No, ti permette solo di visualizzare le smart map, non le puoi modificare. Cioè tu Sì, visualizzi il no. modello, con le smart material. Non sarebbe male. Devo ancora provarlo, devo ancora Anch'io, provarlo. sinceramente, ho solo letto alcune funzioni. Ok. Ma queste qua fatte System da Painter, sì, System Painter. sono proprio licenziate, sono proprio compatibili con quelle di System Painter. Ah, ok, questa è da provare assolutamente perché sarebbe veramente una bella cosa, perché altrimenti dopo, come, anzi, non lo vedremo perché quella parte lì non l'ho registrata, però
quando tu vai, torni in cinema con le tue belle mappe becchizzate, su ogni oggetto devi trascinarle, 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 regolarle, trascinarle, regolarle. Quindi se ci fosse veramente un plugin sarebbe C'è da impossibile. rispondere a Nick che dice: ma io, allora quindi in cinema possiamo renderizzare con gli smart material? Sinceramente non lo so, ma penso di sì perché in real time non è che le vedi granché. Quindi se ti vuoi vedere alla reflection, alla rockness, in viewport normale di cinema, non è che vedi granché, devi per forza renderizzare. Suppongo di sì, ma non sono sicuro. Ok, procediamo. Qui appunto ho applicato un pochino i materiali per il dente. Ok, ecco qua. Qua ho fatto l'altro dente, semplicemente appunto copiando e incollando i livelli. Funziona assolutamente benissimo. Ho dovuto solo fare qualche tweak sul bordo del dente perché i due modelli del dente erano leggermente diversi, però per il resto assolutamente tranquillissimo. Procediamo. Ok. Cioè, guardate il livello di dettaglio che si può arrivare ad avere anche proprio in viewport, non so come dire, nel senso, vedere davvero quello che stai facendo. Per me questa è una roba fuori dal mondo. Caspita. Passiamo alla linguazza. Allora, la linguazza come l'ho fatta? Ho tentato inizialmente sempre con il copia e incolla dei livelli, che però ovviamente non poteva essere totalmente corretto perché non la volevo fare verde la lingua, quindi ho fatto il mio copia e incolla e come vedete lui l'ha adattato effettivamente bene, no? Però chiaramente non era quello che serviva a me e quindi ho iniziato a lavorare sui vari livelli, accendi, spegni, cambia magari i toni a uno piuttosto che a un altro e via dicendo. La lingua l'ho fatta dritta così perché poi in cinema ho usato uno spline warp per poterla deformare. Ok, qua vedete tutto il tweak che sto facendo sui livelli fino ad ottenere un colore che mi poteva stare bene. Qui ho aggiunto un altro shader per vedere se riuscivo a dare magari più varietà, per renderla un pochino più gibbosa. Ho provato ad aggiungere un generatore, probabilmente, ma non è venuto bene, anzi, direi proprio per niente, quindi sono tornato indietro. Aggiungo il fatto che il viewport di Substance Painter è lo stesso di Marmoset Toolbag. È lui proprio, non simile. E già lui ha una resa veramente bella. Ok, niente, qua sto continuando. Adesso sono un po' veloce perché comunque il metodo è mai, meno male l'avete capito, insomma. Qua sulla lingua ho sperimentato parecchio senza arrivare da nessuna parte. Quindi sono andato avanti e tornato indietro diverse volte. Qua addirittura avevo provato a fare queste cose con un materiale pseudometallico, ma ovviamente era ignominioso e quindi sono tornato subito indietro, che roba brutta. Via, via. Ok. Ok, qua ho aggiunto uno shader e l'ho mascherato con una maschera, probabilmente la thickness. Credo, perché volevo creare più varietà all'interno dei solchi, ecco così come ho fatto. Sembra un po' un insaccato, però vabbè, va bene lo stesso. Ok. Ecco, quello che dicevo prima era questo prima. Diciamo che in questo caso non è un utilizzo proprio adeguato, però vabbè, trattandosi, come vi dicevo, di sperimentazione pura. Ci ho provato. Praticamente Substance Painter ha al suo interno un sistema di pittura particellare. Anziché usare i pennelli, noi possiamo usare queste particelle che, ad esempio, in questo caso ho usato la particella pioggia e lei crea una nube di pioggia intorno all'oggetto interessato e dove la pioggia cadrà sull'oggetto lascerà il segno, no?
come se l'acqua colasse su quell'oggetto, insomma. Quindi una pittura proprio con particelle, molto utile, supponiamo di dover fare magari la carrozzeria di un carro armato all'interno del deserto, possiamo usare la particella tempesta di sabbia e avremo una tempesta di sabbia che avvolge il nostro carro armato e lo scolora solo nei punti di contatto dei granelli di sabbia con la superficie, cose incredibili, diciamo. Qui ho usato un altro tipo di particella abbinata alla maschera dello shader che avevo messo, che si chiama frattura, e praticamente crea questa specie di rete di fratturazioni su tutta la superficie. Vedete, qua sto regolando l'opacità perché ovviamente non doveva essere troppo forte, perché comunque non era neanche bellissima da vedere. Ok, niente, praticamente diciamo che la sessione di pittura bene o male finisce qua. Poi da qua in poi mi sono divertito un pochino a giocare con i settaggi del motore interno di Substance Painter, quindi praticamente quelle che sono proprio le caratteristiche principali del BPR, no? Giusto Pico? Quindi diciamo per modificare la viewport poi il render finale... Per avere una previsualizzazione il più fedele possibile a quello che potrebbe essere un render in uscita, insomma. Ecco, quindi perché... La possibilità di abilitare un anti-aliasing, fare una color correction, la profondità di campo in tempo reale, no? Il glare piuttosto che il bloom, vedete qua? Il vignette, cioè nel senso tutte quelle funzioni di post-produzione che si hanno poi nei motori di render. Vuoi anche cambiare l'HDRI eventualmente? Sì. Assolutamente sì, qua non si vede, però sicuramente l'ho fatto. Ma importandone esterne o solo lui? Su... Allora, al suo interno ne ha già una buona, credo che sia quasi una decina, sinceramente. Presumo che lo puoi portare anche esternamente. Ok, perché sono domande che sono state fatte. Certo. Io personalmente stavo pensando una cosa, ma lavorare con delle texture, non lo so, ad esempio io ho un pavimento, no? Una texture già fatta in questo pavimento, la utilizzo nel mio lavoro e la metto su un piano, ok, la texture è bella però è molto ripetitiva, molto espressiva, se così si può dire. Quindi posso importarla qui? Allora, tu puoi importarla come immagine o come texture direttamente, e poi credo che puoi applicarla al tuo oggetto, no? Come se fosse proprio un livello. Anche in mappatura cubica, in altre mappature? Scusami, qua sto cambiando intanto l'HDRI per trovare le soluzioni di luce. Sì, dimmi. La mappatura deve essere sempre UV, penso. Cioè. Sempre solo UV. Secondo me sì, perché questo lavora per No, no, confermo, solo UV. Ok. Poi una volta che tu l'hai importata come livello, ok, puoi farci sopra tutto quello che abbiamo visto fino adesso, in linea di massima. Ok. Quindi diciamo si può partire da delle texture già esistenti e andare a creare delle variazioni a questa sfocatura. Beh, la sfocatura di campo in tempo reale, cazzo. Quella lì ricordiamolo. Sono io che faccio gli screenshot. Adesso in questo caso ho abilitato anche le ombre, proprio tutto quello che si poteva abilitare, e nonostante tutto riesco a lavorare in tempo reale, diciamo, come vedete, quasi senza nessun tipo di ritardo, anzi. Guardate qua la profondità di campo, la sfocatura di campo, tac. E vedete che alla fine siamo riusciti a dare sulla pelle un bel livello di dettaglio, insomma. Paolo, stanno zitti perché sono rimasti allibiti. Sì, mi stanno facendo i complimenti in silenzio. Più qualche rosic anche. Grazie, grazie. Ok. Niente, questo diciamo il quanto. Manca solo l'ultimo pezzettino, nel quale vi faccio vedere velocemente perché non l'ho registrato tutto, perché vabbè, alla fine qua sempre profondità di campo in tempo reale. Ops, scusate, ho messo in
Ok, praticamente una volta fatto ciò, cosa succede? Si va semplicemente nel menu di Substance Painter, vabbè, salvo il modello così giusto per, e poi vado a esportarmi le mie texture, no? Adesso sto facendo ancora uno screenshot qua, forse. Si è fermato? Ogni tanto mi si ferma il video, scusate, non me ne accorgo. Ok, qui sta, faccio lo screenshot. E poi l'ultima fase è proprio quella di esportazione delle texture, se non sbaglio. Vediamo se l'ho beccata nella registrazione, se no è una cosa veramente semplicissima, c'è la finestra di export e basta. Mi sa che non l'ho beccata. Ok, no, mi spiace, non l'ho beccata. Allora, qua non c'è. Dove cavolo l'ho messa allora? Allora, scusatemi un attimo, perché forse ce l'ho trovata. Tranquillo, tranquillo. Quindi, Qua. ok, Ce l'ho, ce l'ho. quando sei pronto, io riempio un attimo questo momento, diamo il tempo a Paolo di sistemarsi. Perfetto. Ce l'ho, eccolo qua. Allora. Praticamente cosa succede? Una volta fatto tutto controllato, ho fatto tutto quello che dovevo fare. E quanto cacchio ci ho messo? Ma perché poi te lo guardi tutto, ci giri intorno, stai lì le ore, no? A vedere come gira bene in tempo reale, no? Ah, Soprattutto ok, se vieni da... Ok. beh, qua c'è un ultimo tips, però vabbè, non è niente di. Ho creato un'ulteriore mappa di ambient occlusion, però vabbè, giusto come tocco finale, qua la stavo regolando appunto. Allora, fatto questo, dai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, ecco qua, ok, perfetto, eccoci qua. Semplicemente esporta texture, ti si apre questa semplicissima finestra, nella quale noi decidiamo che cosa esportare, cioè i documenti, i canali più normale, ok? Questo è l'export in PNG a 16 bit, diciamo di default, per i programmi grafici 3D standard, diciamo. Altrimenti, appunto, andando su configurazione, noi abbiamo, in questo caso non so se l'ho fatto perché io ho esportato questi materiali, però abbiamo una serie di preset che vanno da Sketchfab a Unity a Unreal. E lui ecco, vi fa vedere che cosa lui sta esportando, quindi il colore, la height, la roughness. Per ogni oggetto che abbiamo creato, lui esporta 5 canali, cioè 5 mappe diverse praticamente. Per capirci, ragazzi, se intendete fare un'esportazione verso una tipologia, per esempio, per i normali motori di 3D classici o per i PBR, la Color, la Specula, la Rogner risulteranno relativamente diverse e quindi funzioneranno male. In pratica, se voi accostate una Color per i normali programmi 3D e una Color per i PBR, noterete delle differenze. Basta, Esatto. tutto qua. Ok, qua sta esportando, anche veramente super veloce, e qua niente, vi faccio vedere per chiudere il lavoro che ha fatto lui, ha esportato semplicemente delle mappe come quelle che usiamo più o meno sempre, no? Quindi c'è il materiale color, quello che dicevo adesso. Vedete che per ogni oggetto lui ha esportato una color, un'occlusion. Una mappa di altezza, la mappa metallic che credo sia Giuseppe quella di riflessione forse. Sì, la Reflection. O la Esatto. Rogner, la Metallica e la Rogner, scusami. Ah, eh no, perché poi c'è la roughness proprio, vedi? Allora mi sono sbagliato, scusate. Allora è Ok. la Reflection, scusate. La normal, la roughness, è così per tutti gli oggetti che siamo andati a creare. Quindi qua abbiamo quello della testa, quello di una palpebra, quello dell'altra palpebra. Quello dei due denti e poi quello della lingua, quindi sono più o meno 5 texture per ogni oggetto. E basta, eccola qua, vedi? Questa qua è la color e queste sono le varie tipologie di mappe che lui ha esportato praticamente. Puoi soffermarti un attimo sulla Color, Rioma? Sì, certo.
Io personalmente ho notato che una color per i normali motori 3D è il PBR. Quelli PBR, le color risultano piatte, piuttosto cartunose. Confermi, Paolo? Beh, a vederla così sembrerebbe di sì, diciamo. Sì, no, da notare questo tipo di... proprio perché la maggior parte dei dettagli e delle definizioni le va a prendere sulle altre mappe rispetto al metodo vecchio, diciamo così. Ok? Ok, esatto. Ok, basta, io avrei concluso, anche perché poi finisce il video, quindi siamo a posto, diciamo. Buono. Basta, qua ho Ok, tornato in ragazzi, potete cima. aprire, sì, potete aprire i microfoni. Bravo! Bravo. Bravo, un applauso ci vuole, ragazzi, dai, eh. Fine. Grazie. Spero che sia risultato interessante. Sì, Mario, rispondo, sei stato molto più preciso di tutti quanti noi. Sì, è il principio dell'albedo, il fatto che i dettagli derivino proprio dalla luce. Ricordo ragazzi che a fine lezione, se avete domande, potete aprire il microfono. Domande, richieste, siete liberi di farle. Io ho una domanda Vai. per Paolo. A livello di risorse, è stata interessantissima questa tua dimostrazione e probabilmente ha spianato la strada verso un apprendimento autonomo. Ma come risorse, tu che cosa consigli? Come risorse per imparare? Sì, Ma c'è un guarda, nerd, per esempio. ma in realtà io mi sono fatto due o tre tutorial che trovi comunque sia sulla pagina principale dell'Algorithmic piuttosto che in giro. Quindi di materiale ce n'è abbastanza, ovviamente tutto in inglese, chiaramente, però ma in realtà guarda. Secondo me, una volta che capisci un attimo la meccanica, il software è molto semplice, anche se vuoi andare in profondità, ti offre veramente tantissimo di più rispetto a quello che abbiamo visto stasera e anche di quello che so fare io allo stato attuale, perché veramente ha delle feature che ti permettono di lavorare in modo incredibile. Però diciamo che la base è abbastanza semplice da imparare, quindi una volta che sperimenti un po' non dovresti avere nessun tipo di problema, secondo me. Ma che vera... No, sì, scusa. Vai, vai. Ti è capitato di usare l'help ufficiale? Per esempio, in cinema c'è quella cosa fantastica che quando non sai come funziona una cosa, tasto destro, show help, e ti manda alla pagina del manuale dove ti spiega quella cosa. Siccome qui ci sono tanti filtri, tante cose. No, in realtà ti dico no perché non ho mai avuto l'esigenza, ma ripeto, probabilmente perché io non sono andato in profondità più di tanto. Diciamo che per quello che serviva a me, una volta che ho visto un po' di tutorial, ho visto la meccanica di base del programma, ho iniziato a sperimentare su quello, insomma. Ok, grazie. Ah, figo. Volevo aggiungere questa prima che me la perdo un po' per alimentare l'autostima di Paolo. Daniela Russo fa: ma Paolo ha imparato tutte queste cose da solo? No, vabbè, che ganzo comunque. Purtroppo sì. La risposta è purtroppo sì. Comunque. Paolo, avrei una domanda anch'io, posso? Come Io quando, diciamo, giochicchiato con un software analogo a Substance Painter, è stato con Mary della Foundry, perché io, ignorante in tutto il campo, ho visto che aveva ottime referenze. sti cazzi. Quali sono le differenze più o meno? Allora, non te lo so dire di preciso perché Mari o Mary o come vogliamo chiamarlo, non l'ho mai neanche visto da lontano, ho visto solo un paio di demo, diciamo, nelle varie fiere e così. Allora, quello che so è che è un software high-end, nel senso che comunque è usato proprio nelle produzioni cinematografiche di altissimo livello. A livello di sostanza, di quello che fa... Io credo che sia abbastanza simile a quello che abbiamo visto stasera, però non so darti, probabilmente ha delle feature più avanzate, magari in alcuni aspetti, però la logica a grandi linee dovrebbe essere quella. Credo però, ti ripeto, non l'ho mai aperto, quindi non saprei. No, io perché pensavo fosse, ad esempio, era nata un po' qualche volta fa, mi aveva detto Pico che lo sculpting di cinema, ad esempio, aveva dei limiti come esempio, perché ad esempio ZBrush riesce a compattare e ottimizzare la RAM,
No, volevo solo sapere se magari Mary aveva delle ottimizzazioni, diciamo, per gestire cose particolarmente pesanti, giusto così per sfizio, non... No, Mary non è un software di sculpting comunque. no, ti dico il paragone, magari era ottimizzato a gestire più layer, magari, non so se ho reso l'idea. Ah, ho capito. Sì, non te lo so dire. L'unica cosa che mi viene in mente adesso, avevo letto un po' di tempo fa delle notizie rispetto a questo nuovo formato di texture, Il ok? P-Text. L'EpiText, bravo, esatto. E mi sembra che Mari supporti l'EpiText e forse Posso? credo che sia l'unico che lo fa. Adesso magari Piccolo sa spiegarti meglio cosa sono, Allora, ma credo che sia l'unico che lo faccia sì, attualmente. in pratica molto semplicemente il P-Text è uno srotolamento triangolo per triangolo, detto in maniera molto semplice, ragazzi. Praticamente ti esplode tutto il modello in tanti piccoli triangoli. Infatti, se tu vedi una texture di P-Text è un mosaico, non capirai mai di cosa si tratta, non è neanche riutilizzabile. In più il P-Text addirittura riesce a sovrapporre il triangolo sullo stesso triangolo con lo stesso colore, quindi c'è anche un risparmio texture. Ovviamente il P-Text è consigliabile se hai milioni, miliardi di triangoli. Ci sono anche altre funzioni in più, questo è quello che ho inteso. Ok. Grazie Paolo. A te, grazie a te. Vabbè, qui sulla chat di YouTube si stanno sbizzarrendo, c'è gente che parla del più del meno. Ragazzi, non siate timidi, se avete questioni, domande, fate pure, tranquilli, liberi. Sì, appunto, qualcuno chiedeva poi il passaggio successivo, no? Queste texture, vabbè, vengono inserite nei canali dei Esatto. materiali di qualsiasi motore di render. Esatto. I canali dedicati a ogni texture al suo canale, giusto? Assolutamente, sì. Non è neanche detto che tu le debba per forza usare tutte. No, beh, in teoria se vuoi la Giusto? corrispondenza più simile possibile a quello che hai fatto, probabilmente le devi usare tutte, però è ovvio che non sei assolutamente obbligato. E, ad esempio, il fatto che io poi ho sviluppato questo esperimento in real time con Pixelberg. Mi sono trovato bene perché Pixelberg funziona esattamente con la stessa logica di Substance Painter per quanto riguarda la gestione delle texture nel materiale, no? Quindi ha appunto la sua roughness, la sua metal, la sua quello che è, insomma. Cinema invece in cinema vanno un attimino adattate, con un po' di intuito chiaramente, ma anche facendo molto freestyle, non so come dire. A me capita spesso di buttare texture che non c'entrano niente in un canale che probabilmente c'entra ancora meno, però alla fine mi aiuta ad arrivare al risultato che mi interessa. Ecco, appunto, io volevo sapere anche proprio questo, come si comportano queste texture, visto che Pico diceva che le PBR sono un pochino diverse dalle texture Sì. normali. Ma tu hai la Come possibilità. si comportano con motori esterni, Ma tu quali lì, V-Ray, nel quali Substance Painter, hai la Opten, possibilità di esportare verso un motore generico PBR, e più specifico nei vari motori Unreal o Unity, ma anche di esportare nella maniera corretta degli engine normali, dove tu c'hai una certa fedeltà. Ovviamente, se li importi in Max o le importi in Cinema, la Reflection e altre avranno delle corrispondenze leggermente differenti, basta riandare a calibrare. Sì. Però sostanzialmente vanno bene. Cioè, riviste corrette, insomma. Sì, Riviste leggermente, ma leggermente corrette. riviste corrette. Poi, appunto, come dicevo all'inizio dell'hangout, io sono partito con un primo tentativo in cinema, e non so perché, dopo un po' mi sono cascate le braccia. Probabilmente perché comunque non è facilissimo. Dopo che tu hai lavorato per un'ora e mezzo, 2 ore in Substance Painter, in real time, vedi quello che fai, vedi esattamente il risultato che ce l'hai sotto gli occhi, tornare in cinema mi ha lasciato un attimino disorientato, nel senso che comunque mettevo texture, mettevo i settaggi, facevo render, non andava bene, poi dovevo mettere la luce, poi ho provato con Radiosity, insomma, alla fine mi sono un attimino scoglionato, se si può dire, e sono passato direttamente a Pixelberg, che lavora con la stessa logica, e in effetti con pochissimi click sono riuscito ad arrivare a un risultato che mi soddisfaceva subito. Quindi questo vuol dire che probabilmente un po' di tweak ci vogliono in un software standard, diciamo così.
Sì, tendenzialmente aggiungo anche questo. Con il real time cosa succede, ragazzi? Che spesso e volentieri noi perdiamo un po' di tempo quando vogliamo fare una stesa di immagine, cercare di capire come meglio la luce colpisce l'oggetto e ci restituisce quel senso emozionale, questo è imparato da Amin, quel senso emozionale che vuole trasmettere l'immagine. E spesso e volentieri noi dobbiamo fare rendere su rendere finché non troviamo l'angolazione giusta. Con real time noi tutto questo lo abbiamo immediatamente, quindi il colpo d'occhio è immediato e quindi generi direttamente lo stato emotivo che vuoi dare. Che non è poco, però. Bravo Picco. Rinnovo sempre a tutti quanti, ragazzi, se volete fare domande, tranquillamente, siamo a fine lezione, adesso siamo più casual. Ma sì, io ho visto però molta gente che comunque lo utilizza, per poi andare su motori Biased e fare anche Archiviz per questo. Assolutamente, assolutamente. Quindi immagino che magari ci sarà una fase di tweaking, aggiustamento sul materiale, però è uno strumento che viene utilizzato, quindi i potenziali ci sono tutti, ma lo ha dimostrato, no? Voglio dire. Assolutamente. Vabbè, tieni conto che io comunque cioè io l'ho acquistato per utilizzarlo con cinema, chiaramente, no? Quindi nel senso, lo scopo è quello e si può fare sicuramente. Diciamo che in questo caso magari ho avuto un attimo di così, di defiance, sono passato direttamente a real time, ecco. Allora, ragazzi, capiamoci, Substate Painter viene presentato un po' tutti quanti per il real time, ma non è detto, e neanche solo, non solo per l'high resolution, si può usare anche nell'archivizio, nell'architettura, come se noi abbiamo intenzione di fare un pavimento e abbiamo intenzione di non farlo super lucido, iperlucido, e abbiamo bisogno di creare una specularità macchiettata, ma non troppo, e vogliamo avere un riscontro immediato, noi possiamo importare un oggetto quadrato dove con l'UV map da applicare poi la texture, la color, e andare a lavorare solo sulla specularità, sulla riflessione, da poi importare diciamo, nel modello, ovviamente con un occhio e qualche altra gabola per poterlo farlo in tile, però lì possiamo avere questo tipo di effetto. Oppure, vi dico un'altra cosa, qualcuno vuole creare delle ditate, delle opacità di ditate su uno specchio, su altre cose, per qualsiasi tipo di motivo. Con questo sistema, cioè non solo va applicato direttamente alla totalità del prodotto, color, specular, reflection, ma si può anche andare ad agire solo su questi fattori, anche solo sulla normal. Se uno vuole fare del disegno di sculpt, inteso di sculpt su normal, lo può fare benissimo, senza intaccare la color, la specularity e il resto. Sì, Cioè, gli usi sono quello che dicevo molteplici. prima, io devo ancora personalmente approfondire, comunque confermo che si può fare. Giusto perché si ribadisce sempre il concetto, è un top level. Sì, ragazzi, nelle grandi produzioni è entrato a pieni meriti accanto a ZBrush come gemello e fratello Substance Painter. E ricordo anche che non esiste il Painter, è il fratello minore della suite, perché poi c'è il designer che è sempre sullo stesso principio, ma è totalmente procedurale e si, tra virgolette, disegna, anche se il termine è sbagliato. In programmazione a nodi è tutto un altro mondo, anche se si basa sul procedimento. E vi dico che quell'altro software è una figata ultra-atomica. Va Va bene. bene, riporto un link che ci ha lasciato Luca, che è andato via, si rivedrà la registrazione, quello che diceva prima anche te Paolo, dove c'è questo tutorial su Substance Painter. Ah, ok, sì, Cube Brush lo conosco, sì. Sì, è quello lì. Se ci si registra free si può vedere questo primo Ok. tutorial. Lo metto anche sulla chat di YouTube. Ricordiamo a tutti quanti che comunque molti link di risorse, tutorial, magari in maniera un po' particolare, più che altro link di riferimento, verranno segnalati nella nostra pagina Cinema Quasi di Barra. Prima che ce ne dimentichiamo, come al solito, invito tutti quanti a spammare come dannati su tutti i possibili social, pagine, quasi, di questa iniziativa free rivolta ai grafici, come noi per i grafici. Ok. Ok.
momento di pausa, rinvito tutti quanti, se volete fare domande. Lo rispammo subito. Voglio anche ricordare a molti, ma penso che un po' tutti abbiano una scheda video decente, che Substate Painter, essendo un real time, si basa totalmente sulla GPU. Quindi bisogna avere una scheda video mediamente performante, non è molto esoso, però diciamo che se il poligono, il modello è molto poligonato, ci vuole una scheda performante. Se il modello è relativamente poligonato, anche una scheda media va bene. Ma è ottimizzato anche per CUDA o è indifferente? Sinceramente non so se sfrutta i CUDA, perché funzionava bene, noi l'abbiamo provato sia con le ATI che con la NVIDIA, e ci sembrava un pari merito, quindi non so se sfrutti specificatamente CUDA, non ti so rispondere. Non saprei neanche io, sinceramente. Solitamente se ce l'hanno c'è un'opzione, perché immagino che giri su tutte le schede video, però sì, se c'è la possibilità, a volte, cioè, i software hanno un'opzione proprio abilita il CUDA, abilita l'accelerazione GPU, una cosa di questo tipo. Indagheremo sicuramente. Spucciato un po', non mi sembra. Davide, no, l'ho aperto un paio di volte, sì, smanettato un po', e non mi sembra, anche perché non viene riportato in alcune specifiche. Poi magari mi sbaglio. Configurazione minima, mi chiedono, Simone Cipollini architetto. Una configurazione minima si basa sulla scheda video. Spendiamo due secondi per definire un po' qualcosa sull'hardware della scheda video, Davide? Come? Perché io? No, ok, vado io, tranquillo. Allora, niente, la scelta della scheda video. Ovviamente consigliamo tutti quanti l'NVIDIA, la 780 Ti, perché ha un casino di core e ha 4 GB di RAM scheda video. Anche se la 970 Ti ha un po' meno core, però ne ha 6 GB. Consiglio una scheda video con parecchia RAM, perché se fate real time, tutto quello che viene visto a video, la RAM della scheda video gestisce le texture della scheda video, invece i processori della scheda video gestiscono i poligoni. Quindi un buon compromesso, sì, avere una scheda video con un buon processore che gestisce tanti poligoni, ma se poi ci mettete delle texture a 4000K e soprattutto siete dei fan, dei liar come Paolo, insomma ci vuole una scheda video con un bel po' di RAM. Quindi se dovete scegliere un compromesso, abbiate un occhio oculato anche sulla RAM. Quindi una scheda video con 2 GB di RAM è un po' bassina, cominciamo a partire da quelle con 3 o 4. Magari rinunciamo a un po' di potenza di processore se non dobbiamo gestire tanti poligoni, e sarebbe la scelta più oculata. Questo è il mio punto di vista. Poi magari qualcuno ha un'opinione diversa, ragazzi, potete fare potete dire la vostra. Sì, no, sono d'accordo con quello che hai detto. A me invece è venuta in mente una cosa, Paolo. Ma da rispondere a Francesco, però, Cosa? O magari fare un dual GPU. Un dual GPU, se usi un motore di rendering come l'Octane, purtroppo Substate Painter e Pixelberg non usano la dual GPU, usano a meno che la dual GPU non è proprio su scheda video, un altro paio di maniche. Ma se usate due schede video, questi motori di real time ne usano solo una scheda video. Davide, scusami, stavi dicendo? Sì, abbiamo visto che alla fine tu, Paolo, hai duplicato i layer sull'occhio e ti ha ricreato il materiale, quindi abbiamo capito che è possibile creare, poi salvarsi dei preset di materiali, e appunto lui con le mappe che hai beckerizzato all'inizio, poi puoi risfruttarle per tutti gli oggetti per ricreare questi materiali. Quindi mi venivano due domande. Una è, le mappe che hai beckerizzato all'inizio, anche quelle sono esportabili eventualmente? Immagino di sì. Immagino anch'io di sì, non l'ho mai fatto, ma credo proprio che sia okay. Non l'ho confermo, mai fatto. Confermo, sì, le normal, esatto. Normal tangent, le normal object space, le occlusion, le cavity, si possono tutte esportare. Okay. Ecco, non vengono esportate, diciamo, insieme alle ultime finali che hai esportato. Quelle che vengono esportate alla fine sono la risultante del tuo lavoro, di tutto il lavoro che tu hai fatto. Sì, perché sono interessante e comodo anche quelle mappe lì, in senso. E poi volevo chiederti, ma quindi esistono,
tu sei partito con dei materiali, no? Che poi hai modificato, eccetera. Ma esistono anche delle librerie, Ecco, sì, si bravo, bravo. possono creare, degli utenti possono creare materiali Allora, per scambiarsi un po', no? dalle ultime due versioni, per gli utenti registrati, si può accedere in modo proprio direttamente dal programma a una libreria online dell'Algorithmic, nella quale tu semplicemente scegli il tuo materiale fra la banca dati degli utenti, lo scarichi e lo utilizzi tranquillamente. Questo ovviamente per gli utenti registrati. Ho si, tra si traduce programma comprato originale, ragazzi, utenti registrati. No, magari qualcuno, sai, non ci è abituato, non è chiaro. Infatti non capivo, io ho registrato. La libreria è in continua espansione. Io vi ho dato un'occhiata, ci sono degli utenti che fanno veramente dei materiali fantasticissimi, oltre anche a due utenti che fanno dei materiali un po' più cacati, però la libreria è in continua espansione e vi posso dire che l'ultimo trend sembrerebbe essere più puntato verso l'architettura, quindi occhi e orecchie ben aperte. Però, Paolo, ad esempio, questo materiale che hai fatto tu dell'alieno, no? Volendolo puoi salvare, no? E passarlo a un'altra persona. Posso salvarlo come smart material, ad esempio, e volendolo posso sempre dal software caricare nella libreria condivisa del produttore, in modo che anche altri lo possano scaricare Ma volendo. non puoi passarlo a un'altra persona liberamente. Allora, Sì? No. credo di sì, bisogna però entrare all'interno del programma proprio a livello di cartelle e non so dirti esattamente come fare. Ah, Probabilmente nel ok. momento in cui io lo salvo come smart material, lui lo aggiunge alla libreria, quindi bisogna entrare da fuori del programma, all'interno del computer, andare a cercare la sua libreria e andare a beccare questo materiale. Cioè non puoi fare un save as come materiale, Ecco, diciamo. ah, No, quello non non è consente. così semplice. Esatto. Però suppongo, queste sono supposizioni. Politiche. Però suppongo, Davide, siccome c'è il plug che ti permette di caricare un progetto o i file con l'estensione proprietaria di Subsolve Paint in Cinema, con l'estensione di Smart Material, nessuno mi vieta di rimportarlo su un altro Subsolve Painter e avere gli stessi tipi di shader, che magari sono stati applicati su un oggetto, però io ti passo una sfera con lo shader già applicato, ti passo tutto, e tu apri la scena in Subsolve Painter e c'hai già lo shader, poi eventualmente te lo metti tu in libreria. Sì, no, però da quanto ho capito non esiste sul web, che ne so, risorse free di materiali. Che io sappia no, non ne ho Di un trovati. utente a caso, diciamo, ecco, no? Che io sappia anch'io no, sinceramente. Perché appunto hanno fatto questa cosa direttamente il produttore, quindi c'è una grossa banca dati lì. Ma anche per un controllo qualità del materiale stesso, eh? Sì, Perché certo. ci sono dei rating sulla qualità del materiale. Sì, I sì, sì, sì. migliori vengono scelti. Cioè non è che su questa libreria ci possono spammare cani e porci, giusto per essere più chiari, ecco. Esatto. So che non è molto carino dirlo, però è così. Ovviamente c'è anche da dire una cosa, l'uso di queste mappe generate dalle normal e da quant'altro hanno questo tipo di scopo, però nessuno ci vieta di esportare queste mappe, importarle in cinema e fare tanti simpatici esperimenti di displacement map o cloning in Mograph con lo shader deformer o modificatore che si voglia. Quindi gli usi sono veramente molteplici. Giusto per fare un esempio, se noi facciamo un oggetto, ci ricaviamo la normal o l'ambient occlusion e poi andiamo in cinema e definiamo queste mappe come maschere per la duplicazione di altri oggetti su questa superficie, si possono creare un'infinità di cose. Quindi non vedetela troppo settorializzata. No, no, assolutamente no. Io e Paolo stiamo macchinando di fare un test di render della sua testa quella modellata, non la sua proprio, con Cinema e Toolbox. Ne hanno già fatti i filtroppi di testa sulla testa. Toolbox, toolbox.
Io mi ricordo Toolbox. È vero? Sì. Tanto tempo fa. Anche ricordiamola questa cosa, vista che la diciamo e magari qualcuno non lo sa. Mario Valucci, il tizio qui che sta parlando, ha sviluppato un preset, vogliamo definirlo così? Sì, è Mario, presente. scusa una cosa, ma parla tu. Ok. Sì, io, Mario Balucci, quello che sta parlando adesso, ho sviluppato un preset per Cinema 4D. Fondamentalmente, mi sono trovato negli anni a sviluppare delle piccole cose che usavo per me stesso, una serie di materiali, una serie di setup di luci, dei setup di rendering, e un giorno mi sono accorto che effettivamente erano utili, e piuttosto che tenermeli tutti per me, gli ho dato una forma più razionale di quella che usavo io fino a che era un prodotto, diciamo, personale. L'ho messo a disposizione su internet, si chiama Toolbox. Se scrivete Cinema 4D Toolbox su Google lo trovate, dovrebbe essere il primo risultato, e ho anche rubato il posto a Cineversity, che c'ha una cosa che si chiama Toolbox, io manco lo sapevo. Ah, sì, no. Bravo, hai fatto Non l'ho bene. fatto apposta, giuro. Lo scaricate, è al vostro buon cuore. Si può scaricare a 0 dollari o fino a 50, ovviamente. Pezzenti, donate, pezzenti. No, io sono contento anche solo se lo usano. Non è vero, datemi i soldi. Fondamentalmente è un preset nel quale funziona un po' come il Grayscale Gorilla Light Kit. Cioè, voi prendete il vostro oggetto, lo ficcate dentro questo file, che è un file di Cinema 4D, schiacciate render e fine. Ma Tutto, cioè. questo verrà spiegato benissimo in un hangout del giovedì. Allora, vi ho condiviso il mio schermo su Cinema 4D. Eccolo qua, sì. Bene. Questo è semplicemente il modello, se non mi sbaglio mi hai passato il low poly, giusto Paolo? Scusate, low poly con la normal. A cui ho applicato quindi un materiale con un po' di reflectance e la normal di Paolo. Ed è uno spettacolo. Ottimo. Questo è un render fatto, beh, 2 minuti di render. Le faccio vedere anche al volo. Tac, se mi sposto un po' così, si vede pure Toolbox. Beh, comunque la tiene bene la normal, diciamo, Ammazza. uguale, Sì, insomma. sì. Poi ecco, una cosa che non vi ho detto, però diciamo che è abbastanza superflua ai fini dell'hangout, è che poi io nel tentativo di tornare in cinema mi ero comunque anche creato la mappa di displacement direttamente da cinema, ok? Quindi avrei tentato di caricare oltre alla normal anche la displacement, però effettivamente già solo la normal ho visto che comunque funziona abbastanza bene. Io adesso ho fatto una prova cambiando l'HDRI da quella, diciamo, studio fotografico a una più fotografica, a una più, diciamo, esterno. Mazzacareccio. Mario, hai un qualche software che ti converte la normal in occlusion? Cioè qualche programmino? Software che mi converte la normal in In, occlusion. sì, tipo un old o No. tipo, anzi, un programma free ti do l'indirizzo di un programma free, Shadermap. Era per Mac. Penso che ci sia anche per Mac, ragazzi. Anche se io continuo a usare Knold, ma si scrive con la K, Knold, Knald. Vi do anche l'indirizzo di quest'altro. E la potresti aggiungere nella diffusion. Ti conviene anche aumentare la norma? L'hai messa al 100%? Sì. Ma incrementala un po', 200, prova. Perché non ho Comunque domani capito. ti faccio avere anche le altre texture, giusto Ecco, un per... po' più. Sì, no, con Perché le adesso. altre texture sarà ancora più interessante, ma già così, cioè quello che è stato fatto con Substance Painter, cioè, non è veloce come si chiama, come Pixelberg, Eh beh, però Pixelberg è questo che proprio. stiamo vedendo è un render in QMC, in quasi Sì, Monte Carlo. va bene.
sfruttando il progressive del physical render. Quindi La normal map. Dimmi, scusami. no, dico, dopo 30 secondi già il render è questo, non è che servono 30 ore. Vediamo se magari riesco a passarti, non so, però stasera ce la faccio a passarti anche la color, giusto così per. Dagli, falla un JPEG a 8 bit, Ah, però beh, anche sì, sì, fare le no, basse, non c'è bisogno che le dai alte, ma soprattutto passagli l'ambient occlusion se ce l'hai. Ok, l'occlusion non ce l'ho, ho solo vabbè. quelle generate dal painter. Stavo dicendo, la normal map in cinema non rende l'edge duro, tende a sfumare molto l'edge. Non è che c'è una sfumatura, qualcosa. No, è proprio il motore di cinema che non la rende come si Ma deve. neanche se la metti in SAT? Forse il MIP, sì. Forse se metti in SAT. Ah, Anzi, più che SAT dovresti metterla in NIR, se la mappa è grande. io come opzioni non ce l'ho near qua. Ah, no, non è NIR. Apri un attimo SAT, scusami. Sono Ah, in SAT. ti vedo frizzato, no? Apri una tendina. Ah, no, ti vedo allora. C'ho none circle square alias 1, 2, 3, MIP Stai SAT. condividendo solo la finestra, non stai Ah, condividendo lo schermo, perché lo sì, apri. non si vedono le altre finestre. Beh, comunque Sì, il comunque sì. MIP crea una sfumatura, quindi può essere quello. Io vi posso far vedere al volo una cosa inerente un po' a quello che abbiamo fatto questa sera, perché Paolo mi ha passato il modello con la normal map. Non mi ha passato le attrezzature perché pesano uno svario. Però io ho fatto quella famosa prova di renderizzare con Toolbox al volo il Vai, vai modello, tranquillo. e è interessante. Vai, condividi lo schermo. Ah, quanto pesano le texture, Paolo? Un dato E purtroppo interessante. sono 500-600 mega. L'una? Ah, No, no, tutte quante. ok. Solo che adesso non ce la faccio proprio a mandarle perché finirebbe. No, 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 quello era no. per capire il peso, ma perché sono Vabbè, 16 bit, giusto? sono a 16 bit, mi sa, sì. Questo è Okay. semplicemente il modello. Se non mi sbaglio, mi hai passato il low poly, giusto, Paolo? Scusate, low poly con la normal. A cui ho applicato quindi un materiale con un po' di reflectance e la Ottimo. normal di Paolo. Ed è uno spettacolo. Questo è un render fatto, beh, 2 minuti di render, ve faccio vedere anche al volo. Tac, se mi sposto un po' così, si vede pure Toolbox. Comunque la tiene bene la normal, diciamo, Ammazza, uguale, sì. sì. Poi ecco, una cosa che non vi ho detto, però diciamo che è abbastanza superflua ai fini dell'hangout, è che poi io nel tentativo di tornare in cinema mi ero comunque anche creato la mappa di displacement direttamente da cinema, ok? Quindi avrei tentato di caricare oltre alla normal anche la displacement, però effettivamente già solo la normal ho visto che comunque funziona abbastanza bene. Io adesso ho fatto una prova cambiando l'HDRI da quella, diciamo, studio fotografico a una più fotografica, a una più, diciamo, esterno. Mazza, caruccio. Mario, hai un qualche software che ti converte la normal in occlusion? Cioè qualche Un programmino? software che mi converte la normal in Quindi, occlusion. sì, tipo un old o No. tipo, anzi, un programma free ti do l'indirizzo di un programma free, Shadermap. Era per Mac? Penso che ci sia anche per Mac, ragazzi. Anche se io continuo a usare Knold, ma si scrive con la K, Knold, Knald. Vi do anche l'indirizzo di quest'altro. E la potresti aggiungere nella diffusion. Ti conviene anche aumentare la norma? L'hai messa al 100%? Sì. Ma incrementala un po', 200, prova. Perché non ho Comunque capito. domani ti faccio avere anche le altre texture, Ecco, giusto un per. pochino. Perché No, con le adesso. altre texture sarà ancora più interessante, ma già così, cioè quello che è stato fatto con Substance Painter, cioè, non è veloce come, come si chiama, come Pixelberg.
Però questo che stiamo vedendo è un render in QMC, in quasi Sì, Monte Carlo, va bene. sfruttando il progressive del physical render. Quindi La normal dopo map, 3. dimmi, scusami. No, dico, dopo 30 secondi già il render è questo, non è che servono 30 ore. Vediamo se magari riesco a passarti, non so, però stasera ce la faccio a passarti anche la color, giusto così per. Dagli, falla un JPEG a 8 bit, Ah, però beh, anche sì, sì. Sì, fare le no, basse, non c'è bisogno che le dai alte, ma soprattutto passagli l'ambient occlusion se ce l'hai. Ok, l'occlusion non ce l'ho, ho solo vabbè. quelle aggiornate dal painter. Stavo dicendo, la normal map in cinema non rende l'edge duro, tende a sfumare molto l'edge. Non è che c'è una sfumatura qualcosa? No, è proprio il motore di cinema che non la rende come si Ma neanche deve. se la metti in sat? Forse è meglio, sì. Forse se metti in sat. Anzi, più che sat dovresti metterla in near, se la mappa è grande. Io come opzioni non ce l'ho near qua. Ah, no, non è near. Apri un attimo SAT, scusami. Sono Ah, in SAT. ti vedo frizzato. No, apri la menu a tendina. Ah, no, ti vedo allora. C'ho num circle square alias 1 e 3 mic. Stai condividendo solo la finestra, non stai Ah. condividendo lo schermo, perché lo Ah, apri. sì, non si vedono le altre finestre. Beh, comunque Sì, il comunque il MIP motore. crea una sfumatura, quindi può essere qui. Stiamo creando una scena da testare sull'Unreal di Archiviz. E niente, Alberto, mi volevi dire qualcosa? Mi hai detto che ne parlavamo eventualmente stasera, non so se vuoi anche adesso o quando abbiamo finito di vedere il toolbox. Io sto Ascolta Mario, continuando qua a giudicare, ma vai, fate. vai, vai, Mario, io ti sto guardando. Nel frattempo che Alberto ci risponde sta sulla stazione orbitante, quindi c'è un po' di lag. Ragazzi, io vi saluto. Chi è che Ciao, parla? Vabbè. Ciao Ciao, Francesco. Ciao grazie per la Francesco. serata. A Grazie a te. te. Ciao. Ciao Francesco. No, scusa, dicevo Mario, se riesci a metterci un po' di scatter sul materiale, giusto per. Non lo facciamo lavorare a sto povero ragazzo, Ma sai? vabbè, solo per provare così. Perdonami, lo scatter intendi l'SSS? Sì. Devo Intanto ricordare ti questo. mando un link per il JPEG. Mi ricordate dove sta l'SSS? Non mi ricordo. Come shader, va. Caricare come effetto, come shader. Canale. Lo trovi nel canale della luminanza e da lì vai a dare l'SSS come effetto. Confesso che è un tipo di materiale quello con l'SSS che. Quindi vado nella luminance. Sì, e vai ad aggiungere come effetto subsurface scattering o SSS, credo sia scritto direttamente. Effetto. PEX. No. Ok. Ok. Lascialo default, vediamo se Lo lascio di riesce. default? Se no c'è anche Giappelle, no? Puoi Sì. provare. Ah, è vero, sì. Giappelle scura in questo caso, magari c'è skin dark. Se no metti chicken. Esatto, chicken è No, figo. che va Però bene. aspettate, l'ho messo su un materiale che è molto complicato. Lo rifaccio su un materiale semplice perché era un materiale metallico quello che stavo usando. Allora, vediamo se ho imparato. Poi lo scattering è qualcosa che richiede più calcolo in assoluto. Sì, come lo chiami tu? No, ho fatto Scattering. ridere perché sembrava un catarro, vabbè, però guarda queste L'intenzione immagini. del gioco di parole è quello, lo scattering. Lo scattering. Sì, perché con le bestemmioni che tiri prima di azzeccare la giusta tonalità, Bravo, bravo. mamma mia, ci vuole la ma. Ma l'avete visto quello bellissimo che ha fatto Elolax? No. Quale? Quello con la pelle? Il video? No, il suo materiale con surface scattering. Ah, credo di no. Molto Ma bello. parli di quello col triangolo?
Sì, lui è l'Alax. Sì, lo conosco, però parlavo se parlavi proprio del materiale che ho usato nel triangolo. No, quello che ho utilizzato nella scritta di cera. No, quello non l'ho visto. Tanto tempo fa ho fatto questo tutorial su una scritta di cera e poi tutti gli hanno chiesto in ginocchio di dire anche come ho fatto il materiale. Dopo mesi ha detto come l'ha fatto, ha fatto vedere. È bello, molto bello. È bravo lui. Qua ci manca la normal, però, Mario. Ah, già, è vero. Dicevo che è qualcosa che... Ovviamente, ragazzi, il subsurface scattering nudo e crudo, settato, è ok. Però in una metodologia di lavorazione un po' più precisa andrebbe fatta proprio una maschera a sua volta, per la definizione precisa. Perché spesso e volentieri si hanno le giuste traslucenze nei punti in cui si vogliono e in altri no. Sì. Andando a regolarlo è un gran casino, quindi a volte si usa... Ah, c'è anche se per questo c'è anche il fake sul surface scattering, che un giorno vi parlerò. Bravo. C'è qualche materiale, ma la color la usi vera o usi anche quella fake? Anche quella è fake. Ma guarda che sul Cinema 4D è fake. Cioè, anche la modellazione è fake, è una BBP che io riesco a proiettare, che ti fa sembrare che è vero. Ma Pico, ma tu sei una persona vera o sei un fake? Ovviamente sono vero. Sono tipo un programma tipo un tipo boot, non sono vero. Alberto, ci sei? Ma hai sentito quello che ti ho detto prima? No, perché ho avuto un problema di connessione. Dimmi. Ah, ok, perfetto. No, che mi dicevi per la stanza eventualmente. Ah, sì, ti ho modellato il loft e te lo do quando vuoi. Okay. Alla buona. Ieri poi con Pico... No, quando era l'altro giorno con Pico, l'altro ieri. Gliel'ho fatto un po' vedere, mi ha detto che in effetti, cioè mi ha detto quali sono in realtà i problemi che può avere poi. Ah, perfetto. Successivamente la cosa, perché ovviamente, giustamente come mi ha detto lui, più poligoni ci sono, più devi avere un computer serio per farlo girare, così come i giochi effettivamente, cioè non puoi far girare Fallout su un computer di 5 anni fa. E abbiamo margine per questa cosa? Sì, penso proprio di sì. Pico sarà anche ben contento. Allora, vabbè, facendo un po' più di chiarezza, Alberto non viene dal mondo videogames, quindi la sua modellazione è molto bella, è molto ai poli e diciamo non ha puntato l'occhio sull'ottimizzazione di alcune superfici, che si traduce in parole povere. Per un test la sua scena andrebbe bene, però deve girare su un computer che abbia una scheda video piuttosto potente. Però per fare una cosa tra virgolette fatta bene andrebbe proprio avere un'infarinatura di un'ottimizzazione dei poligoni, perché alcuni sono eccessivi. Non portare la scena a troppi low poly, però alcune cose andrebbero ottimizzate come numero di poligoni. Basta. Okay, stiamo vedendo tutto. Fate un occhio alla condivisa del mio schermo, ho messo la color ed è una cosa incredibile. Questa l'ho dimezzata anche di dimensioni, comunque è la metà di quella che dovrebbe essere, diciamo. Rende, ragazzi, rende parecchio. Rendering è un bel rendering di rende un bel rendering. Ma anche semplicemente in viewport, cioè. Perché io non lo vedo? Vabbè, perché devi cliccare su. No, lo so, ma non lo vedo. Già in view, perché okay. Non sembra nemmeno cinema. Sembra quasi in real time. Mario, un euro Pixelberg si scarica. Ma l'ho comprato due volte Pixelberg. L'ha comprato ogni volta che aggiorna quel maledetto sta a fare i soldi in questa maniera. L'hai provato? Come ti trovi? È molto fico, ma c'è sempre il solito problema di tutti quelli che sono i motori esterni. Cioè? Io il motore di cinema, non ti dico che lo conosco come le mie tasche, ma diciamo che c'è un workflow affidabile. Lì devo imparare cose nuove e soprattutto, diciamo, io faccio molto, molto VFX e a me serve, diciamo, un realismo che va al di là di quello che può offrire Pixelberg. Ho capito. Perché tante cose di Pixelberg sono nello stile dei videogiochi, sono belle,
ma sono finte, non sono fisiche. Eh sì, vabbè, sì, e poi alla fine magari un paio di rendering di layer che ti servono si possono applicare sopra, sì. Sì, poi, sì. Sì, ma più un discorso, guarda, di workflow. Sicuramente, cioè, sicuramente è possibile che esista un workflow con Pixelberg che sia equivalente a quello che io uso adesso. Solo che quello che io uso adesso sono anni che me lo porto, cioè che lo sviluppo e lo affino, e so che se c'ho un cliente certo. So dove vado. Lì mi dovrei mettere a fare dei test, degli esperimenti, e purtroppo fino ad adesso non ce li ho, e se dedicherò del tempo lo dedicherò, penso, ad Arnold. Vabbè, sì, è un po' il problema di tutti quanti che si affrontano con un motore nuovo mentre in produzione ne hanno sempre usato un altro. Sì, sì. Ti capiamo benissimo. E faremo anche un bel tutorial, una bella lezioncina io e Paolo su Pixelberg una di queste sere. E allora okay. Manca solo Octane. Ci manca anche Octane. Io l'aspetto quella su Octane. Ho già un video di 3 ore su YouTube, ho sfruttato e non c'è più tanta gente, forse una persona. Mi dispiace, ma chiudo la registrazione, quindi sì. Rimaniamo qua in Hangouts, se no mi viene un video di 3 ore.